l'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa, non si fa di un giorno all'altro. Non c'è il matrimonio express. Bisogna lavorare sull'amore. Bisogna camminare. L'alleanza dell'amore dell'uomo e la donna si impara, si affina. Mi permetto di dire, è un'alleanza artigianale. Fare delle due vite una vita sola è anche quasi un miracolo della libertà e del cuore affidato alla fede. Sono parole efficaci quelle di Papa Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro. Il fidanzamento, rimarca, richiede un cammino nel quale l'uomo impara dalla donna e la donna dall'uomo. Un percorso che va al di là del volere tutto e subito, perché se si agisce secondo questo metodo, alla prima difficoltà o alla prima occasione si cede. Il fidanzamento, sottolinea il Papa, mette a fuoco la volontà di custodire insieme qualcosa che mai dovrà essere comprato o venduto, tradito o abbandonato, per quanto allettante possa essere l'offerta. Anche Dio ha fatto il suo percorso di fidanzamento con il suo popolo per poi sposarlo in Gesù Cristo. Sposarsi e fidanzarsi sono due cose diverse. Attenzione, evidenzia Francesco, non possiamo trattare i legami della carne con leggerezza senza aprire qualche durevole ferita nello spirito. Il fidanzamento, conclude il Papa, è dunque come la frutta. Bisogna lasciarla maturare lentamente, conoscersi veramente dal profondo. È un tempo di iniziazione alla sorpresa dei doni che Dio fa alla nuova famiglia, pronta a vivere nella sua benedizione.